podio, no? Due gradini ma molto vicini delle nostre individualiste. Un'impresa storica, ma un'impresa la vostra portata, perché è assolutamente eccezionale, siete straordinarie. E così anche per la squadra, che è riuscita comunque a tenere la concentrazione, anche perché qui la situazione climatica, non so se l'avete spiegato. L'abbiamo spiegato. È stata, insomma, è stata una grande prova di concentrazione, di freddezza in questo torpore. La freddezza doveva essere quella mentale, perché si appiccica davvero il nastro da tutte le parti e la palla scivola. Così anche per le individualiste naturalmente. Però una buona gara, una buonissima gara. Se hai pazienza di stare qui due minuti con noi, guardiamo la squadra del Giappone e poi dopo torniamo da te e ci racconti un po' di tutta questa straordinaria esperienza che non è ancora conclusa. Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a Manola cantaba en copias preciosas, rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena. Granada. Esercizio il Giappone, abbiamo un commento tecnico d'eccezione che è quello di Emanuela Maccarani. Beh, questa è una squadra che lo scorso quadriennio, quinquennio, insomma, si è dimostrata veramente ai vertici delle classifiche, sta sicuramente sistemando gli esercizi e vedo che di gara in gara ci sono dei cambiamenti. Mi chiedevi come mai il Giappone con questa musica, sicuramente il mondiale di qualificazione del prossimo anno sarà in Spagna, quindi probabilmente vorranno portarsi questo avanti. Esercizio, cercare di limarlo, di portarlo insomma al campionato del mondo, perfezionarlo per il campionato del mondo. Senti, torniamo a parlare di te, delle ragazze, ma soprattutto di questa Italia straordinaria. Ne parleranno tutti, che sia una scuola seguita in tutto il mondo, l'abbiamo più detto tante volte nel corso di questi anni, ma davvero in questo ultimo periodo vi siete davvero superati sotto tutti i punti di vista. Naturalmente il fatto che le ragazze abbiano continuato mi ha portato, conoscendole così bene, a poter sperimentare e poter provare questa mia idea di realizzare questo esercizio dove si simulano i diversi sport olimpici, perché sono coordinazioni non semplici,
per il fatto che non sono standard, quindi anche se loro sembrano molto con grande destrezza riescono a realizzarle, ma in realtà le coordinazioni sono abbastanza 29, difficili. 29-900 intanto il punteggio del Giappone, dunque posizione assicurata domani nella finale di specialità che trasmetteremo sulla 7. Parliamo dell'Italia, coordinazioni difficili. Sì, e quindi è in via di studio, dove ancora occorre ben plasmare il tutto, il lavoro delle ginnaste e quello degli attrezzi, per cercare poi magari ricercare quell'espressività corporea, quell'espressività.